Buonasera amici ascoltatori, benvenuti al Moon Talk, trasmissione che si occupa dei fatti più interessanti della settimana. Noi siamo Andrea e Francesco in regia. Ciao a tutti. Ok, siamo qua per parlare delle vicende del Parma Calcio ancora una volta, anche perché essendo noi di Parma ci teniamo particolarmente a seguire questa vicenda e a darle un risalto il più possibile, darle il più risalto possibile per cercare di aiutare e diffondere magari, sì. Insomma, cerchiamo di dare la nostra. Poi alla fine magari faremo 200 visualizzazioni, però un po' di mano la diamo, ecco. Io inizierei per dare un aggiornamento. Infatti abbiamo fatto l'ultimo intervento la settimana scorsa parlando di Parma Calcio. Io inizierei citando Zazzaroni. Ivan Zazzaroni era un personaggio. Ivan Zazzaroni, un personaggio bolognese. Personaggio bolognese, di solito molto avverso a Parma, però che per fede più che per altro. Per fede, ma però è sempre stato abbastanza velenoso nei confronti di Parma. Sì. In questo periodo invece io mi sento di ringraziarlo perché è veramente sta dando risalto a questa vicenda ed è a disposizione della società. Per esempio, questo è una delle sue ultime screen del suo profilo Twitter, è stato veramente, cioè, prende molto a cuore la situazione. Sì, beh, come lo stanno facendo anche altri personaggi dell'ambiente calcistico. Sì, esatto, infatti sta ricordando, per esempio, vabbè, dice un serie di cose, e tra questi personaggi del mondo calcistico, per esempio, c'è Tino Spriglia. Tino Spriglia cosa ha fatto? Ha creato una, non so se ha creato, ma comunque ha diffuso ancora di più l'hashtag Save Parma e sta cercando amici e collaboratori per cercare di spargere questa idea il più possibile. Tra le sue iniziative c'è una petizione per riuscire a salvare il Parma. Ponendo la tua firma in questo sito che poi metteremo in descrizione, fai questa petizione, comunque aumenti la portata mediatica di questa cosa, aiutando a diffondere la notizia. Quindi un po' come avevano fatto col Bari, sì, esatto, un po' ricordo quest'estate, un po' tipo salvate la Bari, noi prossimo Bari. Più internazionali, Save Parma, sì, non so il motivo. Okay, noi sappiamo comunque l'inglese. Tino Spriglia, insomma, ha fatto questa petizione, io vi invito a condividerla e ad aderirvi. Magari non servirà niente, però almeno diffonde la voce, poi chissà che magari vedendo una portata mediatica di un certo tipo un imprenditore decida di investire. Questa cosa potrebbe essere coraggioso. Quello che è successo per il Bari alla fine, sì. Anche se non si sa ancora di chi è il Bari, vabbè, sa che c'è Papareste e poi dietro non c'è nessuno, ma vabbè, non diciamo niente. Tra gli altri calciatori che si sono mossi in favore del Parma c'è sicuramente Gigi Buffon, possiamo vedere, e poi abbiamo perché ogni tanto si ribalta l'immagine fantastica. Comunque Gigi Buffon ha scritto una piccola considerazione sul momento del Parma Calcio, ha messo la sua foto ai tempi del Parma, che bei momenti, te lo ricordavi Gigi quando volava e salvava i gol, quando faceva le firme false sui diplomi, cioè no, campione, non questo dai, però comunque era un grande campione e lo è ancora. E poi io invece ho tentato di fare una piccola richiesta a Crespo, se volete condividetela. Ho tentato a Crespo perché non organizzare una partita tra Extelle e amici del Parma al Tardini per cercare un nuovo acquirente, una volta ottenuto, arrivati allo stato di bancarotta del tribunale, perché adesso finché il Parma è dimanente si può fare poco, anche sì, perché infatti, infondendo soldi si farebbe una sorta di piacere a lui. Infatti sì, aspettiamo il 12 marzo per la consegna dei libri e poi dopo praticamente 12 o 19 marzo? 19 marzo c'è l'udienza, okay, ma il 12 scade il termine per consegnare i libri da parte di Manenti, quindi entro il 12 deve avere tutto fatto, quindi dopo i giochi sono fatti, cioè, okay, si attende il 19 solo per l'udienza perché i vari ministeri devono studiare i libri. Poi abbiamo un'altra iniziativa, dai, Crespo fa un'intervista a proposito di Crespo in cui spiega le questioni e la situazione in cui stanno vivendo. Dice che la primavera del Parma non ha addirittura le docce, cioè le docce con l'acqua, sì, fredda. I ragazzi fanno la doccia fredda. La doccia fredda. E non si lavano le mani, cioè si lavano a casa. Si lavano a casa, la mensa, il servizio mensa è stato sospeso e stanno andando avanti con spese personali. Lo stesso Crespo ci sta mettendo dei soldi, i fornitori li pagano per quello, cioè per piccole quote, li pagano gli stessi giocatori che sono più benestanti. È una sorta di, insomma, autosostentamento che però può portare veramente poco, insomma. Sì. Io mi ricordo a quel muro lì una ripresa di Stefano Tanzi poco prima di andare via, insomma, mi ricorda questa immagine, mi ricorda quell'altra ed è abbastanza brutto. Va bene, non parliamo del passato, ecco. Lui tra l'altro lo stesso dice: è difficile mettere tutti nelle condizioni di star bene quando vedi la gente molto triste. Quando sono arrivato io questo centro sportivo nemmeno c'era, l'ho visto costruire mattone dopo mattone e il primo gol qui l'ho segnato io in quella porta là, indicando la porta. Poi vedendo così allo sbando nelle mani di non so chi è veramente molto dura a livello sentimentale. Se siamo arrivati a questo punto sicuramente ci saranno le istituzioni che avranno avuto delle garanzie, ma voglio vederle queste garanzie. Infatti se il Parma è iscritto al campionato ci deve essere stato qualcuno che ha detto ok,
cioè, ha firmato i fideiussioni, ha firmato comunque, si è preso la responsabilità di scriverlo. Come è stato possibile iscrivere una squadra che non arriverà a fine campionato? Qualcuno deve prendersi la responsabilità, le istituzioni per prime, e ha pienamente ragione. Infatti è una situazione in cui ci sono quasi surreale, cioè, surreale, in cui ci sono dei colpevoli, si sanno i nomi, ma non si riesce a arrivare a questi colpevoli. E, tra l'altro, molte società stanno dimostrando solidarietà nei confronti del Parma, ad esempio l'Inter, dovendo andare a pescare alla Manchester United Cup, ha dato un passaggio, uno strappo, sì, ai giovanissimi anche poi del Parma. Le borse incrociate, esatto, qui vediamo le borse dell'Inter e del Parma, e poi i ragazzi che salgono. Insomma, è stato un gesto carino da parte dell'Inter, insomma li ringrazio anche se non ho titolo per farlo, no. Ferrero stesso ha offerto appunto alla primavera di Crespo un passaggio per andare a Genova, ha offerto di pagare le spese di spedizione, queste sono state accettate. Preziosi invece si era offerto di pagare le spese di trasferimento per la prima squadra a Genova. Lucarelli però ha rifiutato dicendo che non se la sarebbero sentita ad accettare per questione di dignità, finché si parla dei settori giovanili sì, però quando si parla di professionisti e poi si dice ok, avete perso apposta perché vi hanno pagato il biglietto, insomma si attivano delle cose un po' brutte. E sempre parlando di calciatori, Sandro Melli in una recente intervista alla Gazzetta di Parma ha avuto uno sfogo molto duro, e ha parlato che addirittura detto che Ghirardi addirittura gli aveva prestato dei soldi a Ghirardi, Melli, e aveva prestato 100 milioni di euro a Ghirardi come un premio partita che doveva dare ai calciatori, e questi soldi è riuscito a averli solo dopo 3 anni. Ma Melli ha 100 milioni di euro? Melli è sì, perché praticamente sua moglie è l'avvocato del Parma. E comunque è ampiamente benestante Melli. Sì, beh, 100 milioni sono tanti per Melli. No, non 100 milioni, scusa, 100 mila euro. Scusa, 100 milioni. Hai fatto bene a sottolinearlo, perché ormai che... tra 1.000 milioni petroliere comprava il Parma, se no. No, vabbè, Melli comunque è benestante, però sicuramente 100 milioni magari non ci arrivo. No. Magari non l'avrebbe voglia di spendere. Quindi 100 mila euro. Scusami, hai ragione. Che lui ha detto che questo il sentore che tutto stava andando a rotoli ce l'ha avuto dal ritiro ad Ostuni, di cui abbiamo anche le foto, mm-hmm, della squadra che si allenava in Sardegna nel pre-ritiro estivo dell'anno del centenario, e addirittura da metà novembre Ghirardi Ghirardi aveva avvisato che non voleva più mettere un euro nel Parma Calcio, quindi dovevano in un certo senso arrangiarsi, e anche questo non so se è legale, che tu hai firmato dei contratti a un certo punto, dici non li rispetto perché non mi va, sei stufato, vuoi piantarli, però se non hai soldi è una questione. Se non vi pago più non mi sembra... non si fa, ecco, porti la squadra magari fino a fine campionato e poi si vede con il minimo sindacale, ecco. Però lo fai, insomma, non si chiedeva di vincere lo scudetto, potevi vendere anche tutti i pezzi più importanti, tentare di salvarti con dei giovani, sarebbe stata una cosa onesta, e io credo che 15-16 milioni vendendo i pezzi più importanti il Parma li avrebbe portati a casa, spiegando anche ragazzi non ci sono soldi, facciamo questo campionato e vediamo come va, e la città sarebbe sicuramente stata pronta ad abbracciare questa causa e a spingere i ragazzi fino alla fine. E poi sempre nello sfogo di Melli dice che sia Donadoni che Lucarelli, o che comunque i giocatori più talentuosi stanno cercando di anticipare dei soldi per pagare delle scadenze, piccole spese. Già qualche anno fa i magazzinieri dovevano pagarsi la benzina da soli e poi cercare di ottenere il rimborso delle spese di viaggio, tutte quelle cose lì. E io l'anno scorso come steward del Tardini sono stato pagato molto tardi, però sì. Ma anch'io, ma già l'anno della retrocessione e il primo anno e l'anno del ritorno in Serie A. Poi cosa stavo dicendo? Sì, dal 2012 in poi i soldi venivano un po', insomma, è cominciato a precipitare tutto fino ad arrivare a questa situazione. Con stipendi che arrivavano solo all'ultimo giorno disponibile prima di prendere la multa da parte della FIGC, insomma, situazioni pesanti. Sì, Lucarelli, insomma, abbastanza arrabbiato per la situazione. È di oggi la notizia che il tribunale ha avviato un'indagine per bancarotta fraudolenta, e addirittura una cosa che mi ha fatto personalmente malissimo è stata vedere l'istituto del vendite giudiziarie di Parma, che nel suo sito sta pubblicando le immagini dei beni che hanno pignorato pochi giorni fa. Per esempio, abbiamo con 2000 euro potete portarvi a casa lo spogliatoio di Collecchio del Tardini, adesso non è bene specificato di dove sia, credo sia quello di Collecchio, non è quello del Tardini, secondo me è quello lì. E su certi siti hanno detto quello del Tardini, ma secondo me è quello di Collecchio. E potete portarvi a casa attrezzature della palestra di Collecchio, e tra l'altro senza neanche preoccuparsi tanto di oscurare qualcosa, cioè perché ci vede proprio il centro dell'allenamento e i loghi del Parma Calcio sui materassini. Infatti possiamo anche dire l'immagine, abbiamo l'immagine dopo, Francesco. Sì, c'è l'immagine dopo, dove dovrebbe vedersi proprio in tutta la sua bellezza il logo del Parma Calcio.
ufficio e tutta la struttura, insomma, ok, cioè l'istituto vendice giudiziario non ci ha neanche provato qui in questo caso a oscurare. E poi abbiamo altre cose, abbiamo i furgoncini del Parmacalcio messi in vendita sempre, le attrezzature della palestra, questi i furgoncini possiamo notare il logo del Parmacalcio, se riesci a zoomare un attimo Francesco nell'immagine, ma non so se si vede nel furgone? Sì, ah, nel furgone, nel logo di Fiat, posto di Fiat c'è il logo del Parmacalcio. Però, sì. Sì, no, un po' si vede, vabbè. Si vede. E poi insomma, come questo altri furgoncini, andiamo avanti. No, sono, i furgoncini sono questi. Sono finiti, ok. E poi cosa dovevo dire? Sì, il Parma è stato addirittura il Parma non è stato solo cioè sono uscite delle notizie secondo i quali il Parma è stato messo in mora da Lodi, Mauri, Costa e Belfodil. Lodi già qualche giorno, una decina di giorni addietro aveva messo in mora il Parma, infatti se notate Lodi non è mai più entrato in campo dopo credo da un mese a questa parte, sì, da all'incirca 10-20 giorni a questa parte Lodi non entra più in campo, e Mauri, Costa e Belfodil invece hanno di recente messo in mora la settimana scorsa. D'altro va bene, Belfodil mettere in mora una società dopo che la tua scialba prestazione di quest'anno, insomma, vabbè, però ne ha diritto, quindi ok. Il sindaco Pizzarotti sta cercando di un tavolo di incontro con Manenti per tentare di costringerlo a portare i libri in tribunale per accelerare la procedura di fallimento, e quindi sperare di trovare un nuovo compratore tramite quello che si chiama fallimento pilotato, cioè un fallimento veloce con un acquirente che... Di qui tutto finché non trovi qualcuno che... Con un acquirente, no, sì. Non è proprio così, ma con un acquirente che cerca... entro l'ultima data utile di iscrizione al nuovo campionato, che è fine maggio, di trovare questo acquirente che sia disposto a collarsi i quasi 50-60 milioni di debiti sportivi della società. Sono comunque tantissimi, però per un imprenditore che ha un progetto serio non sono neanche così tanti. Per esempio Torir i primi due anni nell'Inter si è trovato a dover sistemare una questione di debiti esorbitante, infatti i primi due anni non ha fatto praticamente calciomercato e adesso sta iniziando a investire, che sta investendo anche prima, ma sta investendo per appianare i debiti adesso, sì. Riducendosi il monte dei debiti riesce a investire anche sul mercato. E Manenti aveva fatto un incontro con la società la settimana scorsa, sono volate parole grosse, infatti ha litigato sia con i rappresentanti del comune sia con la squadra, infatti Gallop aveva lasciato il centro sportivo quasi subito questa riunione perché non si crede più in Manenti, non si ritiene più credibile continuare questa situazione con Manenti, che continua a dire sono sabotato, le banche mi chiudono i conti a mia insaputa, non riesco a portare il denaro, ma comunque il denaro c'è. Manenti tra l'altro stesso aveva detto che la partita con l'Udinese poteva essere giocata, però poi dopo come si chiama quello l'ha detto la sicurezza dei Tardini, in realtà il prefetto grazie aveva detto che in realtà il Parma non aveva stanziato nessun piano per far giocare questa partita, quindi si giocava a porte chiuse o non si giocava proprio. Sì, anche i giocatori hanno detto che i giocatori sono rifiutati perché non volevano giocare a porte chiuse senza i tifosi, e non volevano essere insomma strumentalizzati, perché se la partita si giocava era come se non fosse successo niente anche se era a porte chiuse, no? E in realtà così invece ha creato un po' di disguidi. Addirittura Manenti la settimana scorsa, mentre si è arroccato in Slovenia, ha usato le ultime rimasugli di cassa del Parmacalcio, cioè non c'è andato neanche a sospese per dire del personaggio, ma ha usato dei rimasugli di cassa del Parmacalcio, e adesso nelle casse del Parmacalcio rimangono ad oggi giovedì 33.500 euro. Questa è le somme a disposizione del Parmacalcio. Ricordiamo che ne servono 50.000 per aprire il Tardini, insomma non si riesce neanche a giocare tra due settimane se continua così. Io sono d'accordo con la trasmissione Parma Europa, che ho seguito qualche giorno fa, in cui si diceva che il Parma non dovrebbe giocare, con chi diceva questa cosa, perché non giocando hai un potere contrattuale più forte. Ah sì? Eh sì, perché non giocando la Lega è costretta comunque ad ascoltarti e venirti incontro. Se invece giochi, le sensazioni sono quelle che la Lega punta a portare il campionato fino alla fine e poi dopo a disfarsi del Parma Calcio senza avere a cuore questa situazione davvero. Infatti se uno rinuncia a giocare, la Lega non può rivalersi su Parma Calcio perché ad oggi è una società praticamente fallita, non è che se gli dai delle multe succede qualcosa, invece le televisioni possono rivalersi sulla Lega Calcio facendo dei casini e facendogli delle cause che gli portano via dei milioni e facendo praticamente fallire il sistema calcio, quindi la Lega è obbligata a ascoltare Parma Calcio se si minaccia di non scendere più in campo. È una questione mediatica alla fine. Sì, è una questione mediatica perché sono le TV che danno questi introiti e permettono al calcio di andare avanti. Addirittura se il Parma andasse in Serie B, la città
città di Parma sarebbe comunque ancora appetibile. Se invece se va in serie D, come dovrebbe essere, se invece fallisce tutto, il Parma si trova con un'immagine totalmente infangata anche per colpa della federazione, che le colpe della federazione sono assolutamente evidenti. Non hanno controllato e si sono trovati in questa situazione, come non hanno controllato magari anche altre squadre che per adesso sono ancora sull'equilibrio e sul filo del rasoio. Il Parma si trova quindi con un nome infangato, con uno stadio da 28.000 posti da usare in Serie D, assolutamente inattualizzabile come cosa, a meno che il Carpi non decida di venire a giocare qua se va in Serie A. Ma però sì, vabbè. Dai, verrà. Però vabbè, cioè, comunque è una situazione abbastanza brutta, e si trova con un centro sportivo che è quello di Collecchio, che è uno tra i migliori in Italia, con le strutture più avanzate che non sono state ancora pignorate, quello che è rimasto che non è stato ancora pignorato, che soprattutto insomma viene praticamente lasciato al macero, come, così come il settore giovanile del Parma, che essendo in Serie D non può esistere e quindi sarebbe sprecato. Questa è la zona dell'area di Collecchio, vedete i campi da gioco, c'è il sintetico in fondo e tutte le varie strutture, insomma è un campo veramente, è una struttura veramente di alto livello, che sarebbe lasciata a marcire in questo modo, e non, io credo proprio che non sarebbe giusto. Quindi la Lega, visto che ha delle responsabilità, deve rispondere e quantomeno trattare con almeno arrivare a una riduzione dei debiti sportivi, in modo da arrivare a 10, 20, 15 milioni, e in modo da poter consentire a un imprenditore serio di poter prendere il Parma anche in Serie B. Questa è la mia idea e quello che dovrebbe fare secondo me il Parma. E poi il Cesena invece si oppone all'opzione della Lega di finanziare le spese del Parma Calcio. Infatti col presidente Lungaresi ha detto quest'uomo qua, il presidente del Cesena, ha detto che faranno ostruzione, faranno muro su ogni opzione che prevede un finanziamento del Parma per far riportare a termine il campionato, perché loro hanno fatto dei sacrifici, non è giusto che delle persone che non hanno questi piani finanziari possano comunque beneficiare di una situazione per andare avanti. Sì, ha ragione. Ognuno, cioè nessuno è obbligato a farla. Ci vuole comunque il rispetto anche per le persone che hanno investito fino in fondo. Lui addirittura dice: noi abbiamo giocato contro il Parma a gennaio e ci siamo trovati tre giocatori di alto livello nuovi, comunque avete vinto lo stesso, però vabbè. E poi erano giocatori arrivati in prestito e quindi non hanno speso nei campagni acquisti. Abbiamo parlato già della Kovacic, quindi l'elenco di controllo del Parma, e io andrei un po' più indietro, perché ho realizzato quest'estate con i mondiali Abete si è dimesso abbastanza facilmente, no? Abete era presidente della FIGC dopo il disastro mondiale. Ci sono stati già altri disastri cui Abete aveva presenziato senza battere ciglio, no? Aveva detto no, io non mi dimetto, e così. Invece dopo il disastro di questi mondiali in Brasile, Abete si è dimesso quasi senza battere ciglio. Questa situazione mi è sempre stata un po' strana. Perché si è dimesso? Forse sapeva? Questo è il mio modo di pensare. Non lo so. Però secondo me è probabile che Abete già il suo progetto avesse capito che il calcio rischiasse di avere un grosso infortunio, e si è ritirato quasi dicendo vabbè, adesso da qui in poi io me ne lavo le mani, quello che succede. È stato messo al suo posto Carlo Tavecchio, settantenne, che praticamente da perdere non ha niente, 70 anni, carriera onorevole, però strafalcioni incredibili, insomma mi dà l'idea di uno messo lì per fare da parafulmine in questi momenti, e poi dopo, in attesa di convocare una persona più rilevante una volta finita la tempesta. Questa insomma è la mia idea di quello che sta succedendo. Carlo Tavecchio, avete sentito le dichiarazioni, è un uomo che ha fatto un libro e poi se l'è fatto comprare dalla sua stessa Lega e l'ha dato ai calciatori, e poi insomma ha detto che un giocatore della Lazio prima mangiava banane, adesso gioca in Serie A, insomma ha fatto questi strafalcioni incredibili. Insomma non credo che sia un uomo adatto a una posizione di importanza in cui le parole contano davvero. Lui parla un po' senza pensarci, come se dovesse condurre il Moon Talk, che in realtà fossimo a capo della FCC. Se volesse venire come ospite, sì, noi lo ospitiamo, cioè, sarebbe una fantastica spalla adesso che è andato via Giovanni per il Moon Talk, che è molto vecchio. Tra l'altro è fresca la notizia anche che Ghirardi con i suoi avvocati stia studiando un'opzione di rivalsa per Taci, quindi incredibili scenari. Potrebbe essere addirittura potrebbe essere che il Parma ritorni a Ghirardi, perché sembra che nel contratto di cessione Taci si sia impegnato a investire sul Parma e garantire di continuità aziendale. Questa cosa ovviamente, come è sottolineato di tutti, non è stata, e quindi venendo a meno le condizioni di vendita, il Parma potrebbe
tornare a essere di Ghirardi, con anche un lauto indennizzo che magari consentirebbe la salvezza. Questo è uno scenario che però all'estate attuale è comunque molto lungo, perché sarà un processo, un controprocesso, parte sì. contro parti. Probabilmente se ci sarà un indennizzo anche nei confronti del Parma, arriverà magari tra 10 anni, sempre che si riuscirà a, insomma, a entrare nei meandri della Dastraso Holding e tutte queste cose. E addirittura però Ghirardi magari potrebbe anche decidere di non entrare in possesso del Parma, oppure il tribunale potrebbe solo decidere di dare un indennizzo a Ghirardi come parte lesa, o magari solo alla città, come alla società del Parma, come parte lesa. Insomma, è una cosa, è una possibilità, però è una possibilità molto, a tempi molto lunghi, a scadenze molto lunghe, a meno che proprio Ghirardi non decida di entrare in prima persona e rilevare di nuovo la società da manenti e salvare la faccia lui stesso, perché sennò sarebbe bruciato, e insomma anche la città e la società a cui diceva di tenere tanto, insomma. Questo è Moon Talk. Spero che questa piccola discussione su Parma Calcio, non so quanti minuti è che andiamo avanti, una ventina, allora non è anche tanto piccola, sia stata utile. Vogliamo sapere il vostro pensiero, vi invitiamo a condividere l'hashtag #SaveParma, noi faremo la stessa cosa, e insomma se tenete a questa società io vi dico: stateci insieme, state insieme alla società, fatevi sentire, noi continueremo a seguire questa vicenda, infatti, perché insomma tifiamo Parma da quando abbiamo un anno, e quindi non possiamo fare a meno, siamo veramente addolorati. Questo è Moon Talk, ogni settimana vi parliamo dei fatti più interessanti. Ciao!